Nell'epoca post-Covid si rileva un aumento esponenziale della richiesta di intervento logopedico a fronte di una disponibilità insufficiente di logopedisti. A denunciare la situazione la Commissione d'Albo dei logopedisti dell'Ordine TSRM-PSTRP della provincia di Foggia. L'interruzione delle terapie, la didattica a distanza, il timore del contagio che ha portato i cittadini a rimandare visite specialistiche e terapie, il prolungarsi della teleriabilitazione, nel complesso hanno avuto ripercussioni su tutte le fasce di età, dal bambino in aumento i disturbi del neurosviluppo all'anziano fragile, sottolineano gli esperti, i quali evidenziano che nello stesso periodo si è inoltre verificato un ritardo nel conseguimento delle lauree in logopedia. Dunque manca queste figure professionali mentre cresce la domanda. Ciò che i professionisti della provincia chiedono è innanzitutto che sia riattivato il corso base di logopedia a Foggia, oltre a quello presente già a Bari che risulta insufficiente, oltre a sollecitare anche la politica sanitaria alle assunzioni per favorire l'incremento di logopedisti operativi presso i servizi territoriali e gli ospedali.